punto del gazzata schianno e il mister mi ha lasciato, o sono entrato nello spogliatoio nel vostro regno. Quanto ci tenevate a fare questo punto qua? Già l'altra sera nel recupero mi avevi detto abbiamo perso, però si sono già visti già progressi. Sì, è vero. Finalmente oggi è stata la prima partita che abbiamo giocato da squadra. Le altre partite abbiamo sempre approcciato male all'inizio, prendiamo sempre gol, si rincorreva, ma poi giocavamo disuniti, i reparti lunghi, ognuno che si lamentava degli altri. Invece i ragazzi hanno avuto, dalla sconfitta che abbiamo fatto col Don Bosco, hanno avuto un gran cambio di mentalità. Si è vista col Carone in settimana, anche se poi non abbiamo vinto, ma secondo me abbiamo fatto un'ottima partita. E oggi sicuramente a livello di atteggiamento è andata molto bene, ma è merito dei ragazzi che hanno fatto uno switch mentale e deve continuare a essere così. Inutile negarlo, il vostro 9 ha fatto un gran gol e il vostro portiere oggi ha fatto più di quanto fa di solito. Sì, è vero, ha fatto Luca portiere ha fatto delle gran parate, delle grandi uscite. Diciamo che anche il loro portiere ha fatto due belli interventi, uno contro uno, che lì sarebbe stato bello fare gol. Leo invece centravanti, il 9, purtroppo le prime partite non l'abbiamo avuto perché era squalificato l'anno scorso. Lui è molto bravo, corre tanto, si sacrifica tanto. Ha la testa ogni tanto un po' da sistemare perché cede in alcuni comportamenti, ma crescerà anche lui, quindi è sicuramente una risorsa importante. Quanto è stato importante il vostro gruppo di ultras dietro la porta che praticamente oggi ha sovrastato gli ultras della Jaraghese? Sì, è sovrastato anche me, infatti non riuscivo a farmi sentire in campo, però è bello che le cose belle sono quando alla fine, al di là degli ultra, e vedere tanta gente al campo. Era un po' il nostro obiettivo quando siamo partiti 3 anni fa, di riportare gente a Schianno, al campo di Schianno, a Gazzada, di far tornare la gente del paese a masticare di calcio, a masticare di sport. Questo era il nostro obiettivo, ce l'abbiamo fatta, ma bisogna andare avanti, perché poi sono sempre i risultati che portano le persone al campo, quindi lo facciamo anche per il comune, per tutto quello che ci fanno per noi, insomma. Non a caso abbiamo visto tanta gente anche l'altra sera con il Milan che giocava in Coppa, esatto. alla domenica, quando si potrebbe teoricamente guardare le partite in televisione, però la classifica che eravate ultimi, quindi venire quando le cose vanno bene arriva tutto il paese, ma quando le cose vanno male a volte si dice non ci vado. Assolutamente, arriviamo anche dal campionato dell'anno scorso dove vincevamo praticamente sempre e si è creato un entusiasmo, si è creata un'aspettativa. Comunque la cosa bella è che sono tanti ragazzi nel paese, che escono nel paese o comunque nei paesi vicino, quindi che portano amici che sono del paese, quindi è quello che si è creato e che vogliamo andare avanti a creare. Poi sicuramente più gente ci viene a vedere, ci fa il tifo, più i ragazzi in campo sono più esaltati, quindi possono fare meglio. Ma al di là del tifo non dobbiamo ripartire da oggi, cioè quel gruppo compatto, quella voglia di lottare su ogni pallone, quello che poi fa la differenza in queste categorie, al di là della tecnica. Possiamo dire che il campionato è iniziato oggi? Il campionato è iniziato mercoledì col Caronno e oggi è stato il primo punto. Grazie, complimenti e bocca al lupo per la prossima partita. A presto.